Ragazzi, ragazze, Hakuna Matata, ben ritrovati dal vostro Dicemon 89. Siamo tornati su un nuovo video di Clash Royale. Ma sentite, io quando ho messo il video del mortaio evoluto e ho detto che secondo me è una delle carte meno forti del gioco, ma si è capito che io parlavo delle carte evolute o no, la gente non ci è arrivata? Perché io non sto parlando del mortaio in sé. Io sto parlando, e penso di averlo anche detto bene nel video, delle carte evolute. Secondo me il mortaio fino ad ora è la carta peggiore. E per peggiore non significa che non è forte, ma il gigante royale è nettamente più forte. La pirotecnica è nettamente più forte. Cioè sono carte più rotte rispetto al mortaio, che è una delle più equilibrate, quindi la meno forte delle carte evolute. Ma... boh, o delle volte parlo male io o le persone hanno dei problemi di comprensione giganti. E mi permetto di dire che secondo me è la seconda che ho detto. Allora, patati patate, come state? Allora, innanzitutto grazie mille a chi è venuto a Bergamo a stare insieme a me all'evento. Mi sono divertito tantissimo, siete stati favolosi. Grazie davvero 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 a tutti. Allora, un bel like al video. Raga, ipoteticamente questa sera io vi aspetto in live, che dovremmo giocare a Clash Royale. Se non giochiamo a Clash Royale, giochiamo a Fortnite. Abbiate pazienza, in base a quel che mi va, facciamo. La pirotecnica, regà, a me piace tantissimo. Cioè, veramente a me piace tantissimo. Però non lo so mica, sapete? Ci devo pensare, vi dico la verità. Ah, ma qui posso pure comprare i jolly evoluti. Beh, sicuramente io 1.500.000. Mamma mia, ho speso davvero 1.500.000. No, non era 1.500.000. Era qui, quanto era? Quindi, boh, non ho letto bene. Che stupidino che sono, va bene, ho preso 5.000 cose. Vabbè, tanto dopo lo vedo quando metto il video online. Ma comunque no, non era 1.500.000. Però ero disposto a spendere 1.500.000. Queste, regà, mi avete detto di comprarle sempre, perché tanto l'oro ce l'abbiamo e ci aiuta comunque ad avere la conversione dei jolly elite. Andiamo avanti. Bella la fuorilegge leggendaria, ci piace. E codice creatore, sempre se vi va di supportarmi e ci spendete ancora qualche soldo su Clash Royale, CiccioGamer89. Codice giusto, perfetto, bello pulito. Allora, sì, abbiamo giocato sul palco un po' a due... ah no, una partita di Clash Royale abbiamo spacchettato. Infatti non c'ho più le gemme perché ho spacchettato insieme a voi. Andiamo a giocare questa roba qua. Speriamo di salire il prima possibile. Per quello che io vi dico che dovrei fare una bella live di Clash Royale, perché devo salire, raga. Sto a leghe comunque sostanzialmente basse, ma lo so di mio. Cioè non è che mi dovete fare... sì, perché... probabilmente sei scarso, vinci contro gli scarsi perché stai leghe basse. Lo so, non ho mai detto che sono... è proprio lungi da me dire che sto in leghe alte, perché non è assolutamente vero. Tra l'altro Clash Royale secondo me lo devo alzare un pochettino, che secondo me è un po' più divertente. Io non capisco perché lui stia perdendo Elisir. Forse adesso l'ho capito. Io andrei a fare così e così. Vediamo, è un po' too much, dato che purtroppo ho dovuto utilizzare il pescatore. Allora, più che altro a me non è che me ne frega tanto. Cioè, se mi fa fuori sta roba, io comunque sono contento. Ok, poteva andare decisamente meglio, però... fermi un attimo. Guardate che col senno di poi poteva andare molto peggio. Questo me lo devo tenere. Contro di me, diciamo che c'ho il peccone che sembrerebbe un battle run. Quello di fronte a noi, la situazione non è assolutamente una delle migliori. Assolutamente, perché in realtà il tizio mi dovrebbe giocare lui. Ora, abbiamo il pescatore. Non credo che lui abbia già ciclato il pecca, o comunque... uno ci dovrebbe provare tantissimo in questo momento. O sbaglio? Andiamo così. Esatto. Esatto, perché se io questo me lo porto qua,
E faccio così. Vediamo, speriamo di non aver sbagliato, raga, perché veramente se lui ha una fireball mi mette in saccocchia. Ah no, 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 no. Meno peggio di quello che poteva accadere. Molto meno peggio. Va bene. Oh, tira però. Tira. Devo fare per forza così. Io non mi preoccupo di questa play dell'opponent. Faccio così sicuramente, perché tanto mo... Esatto. Arriva Paperon de Peperone. Questo dovrebbe comunque fare parecchio danno. Raga, guardate che il gigante Royal mo va bene tutto, ma comunque è veramente rotto male. Io ve lo voglio dire. Qui vado sicuramente a farmare. Qua con il pescatore mi vado a grabbare lui. E non ci dovrebbero essere problematiche assurde dove trovarle, no? Perché se io facessi così, peccato, su tutta la linea, io a sto punto starei un po' tranquillo. Ciclerei una tronco. Ciclerei una lapidina. Esatto. Vado così. E per l'ipotetico, io, guardate, posso pure prendere danni eventualmente. No, non li prendiamo i danni. Perfetto. Non che non prendevo danni sotto torre, ma io intendevo dentro al mio cervello danni da perdita, cioè da distruggimento epocale della torre. Insomma, dai ragazzi, sono ragionamenti tutti miei, non vi preoccupate, lo sapete. Andiamo a ritirare questi nostri 8 jolly incredibili. Dove trovarli? Let's go su una nuova partita. Vi siete ricordati di lasciare like? Mi raccomando. Uè, non fa scherzi con le golem, eh? Non mi fare scherzi con le golem. Ok. Questo c'ha le golem come immagine e utilizza la mongolfiera. Probabilmente ho detto un deck che di solito hanno sempre. Io direi che questo ci può stare notevolmente, perché una tronco mi potrebbe andare a pulire tutta quanta la sedua. Io non vorrei utilizzare altre carte. Quanto è forte lo stregone, ragazzi? Porca miseria. Lo stregone è una carta fortissima. Cioè, veramente è incredibile. Lapide tirata male, perché sono un grande pro player. Oddio, questa fulmine mi sembra anche leggermente tanto too much, se posso dirvi la mia. Non lo so, mi sembra un po' tanto. Non si merita l'opponente di fare troppe cose belle, eh? Cioè, secondo me... Ok, ci può stare. Ci può stare, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Troncheggiando. Piano piano, Mirke. Piano piano, ce la possiamo fare. Io mi stavo domandando adesso nella mia mente, no? Perché poi uno non è che gioca solo a Clash Royale, pensa anche a quello che deve dire. Secondo voi quest'estate ritorna a Clash Royale come fu lo scorso anno? Secondo me no. Cioè, non credo, perché sarebbe fin troppo bella una cosa del genere, no? Quindi secondo me no. Possiamo fare sicuramente così, che non mi sembra totalmente errata. Quello è veramente fortissimo. Io, come già vi ho detto poc'anzi, veramente è incredibile quella carta. Guarda che... Ok. Peccato perché... Ok. Peccato perché veramente... Che non è malissimo. Abbiamo anche predictato. Non è vero, non è stato un predict, però... Poteva sembrare, ma non è così. Questo mi pare molto buono. Lui sta sovraccaricando la lane. Lui ha speso tantissimo, ragazzi. Però io non credo di voler attaccare questa volta come ho fatto prima. Non mi fido minimamente. Quindi parto dietro. Vediamo un po' se... Ma la devo fare per forza così, dai. Esatto. Esatto, Mirke. Bravo, secondo me
È andata molto bene. Secondo me è andata molto bene. Un paio di hit forse troppe, però. Ok. Che vi devo dire, tutto sommato? Beh, vabbè, ci sta che poi l'opponente... Oh, ha sbagliato? Ma mi sembra molto strano che l'opponente possa aver sbagliato una fulmine del genere. O l'ha voluta buttare un po' in caciara? A me, sapete che vi dico, che a me mi frega proprio niente. Io vi ho detto, secondo me il Gigante Royale è una delle carte più forti in questo momento. È vero, non ho utilizzato la pirotecnica, ma penso che anche la pirotecnica evoluta sia incredibile, perché già prima lo era. Pensate adesso. Cioè, è una roba fotonica, se non erro, no? E ok, e questo ce lo siamo portato a casa. Ultima partita per oggi. Ultima partita per oggi. Almeno credo, poi vediamo. Due vittorie ce le siamo fatte. Devo assolutamente salire un po' di lega, perché mi rendo conto che siamo un po' bassini per varie vicissitudini che ci hanno accompagnato. Guardate, sapete che c'è? Potevo anche attivarmi la torre centrale, però ho preferito buttare un attimo giù il mortaio e fare danno alla sua torre. In sincerità vi dico, sicuramente stiamo contro un mortaio evoluto. Probabilmente, credo, ipotizzo. Ok, secondo me non male questa. Peccato che non ho preso... E diciamo che comunque mi sembra apocalittica come situazione, o sbaglio? Mi sembra abbastanza apocalittica. Ok. Però questi due maialini e mezzo non è che mi dispiacciono tanto, eh. Guarda un po', guarda un po'. Bene, questo secondo me è tirato male. Questo è perfetto, la strega madre rimane a fare i dannini. Ah, perché lui, abbiamo notato, sicuramente, per forza di cose, che ha un cycle deck. Ora c'è da vedere quanto è forte questo mortaio evoluto. C'è da vedere. Perché al vostro dire è la carta magnifica, incredibile, dove trovarla. Vediamo. Sicuramente i danni ce li fa, perché per carità di Dio i danni ce li deve fare per forza. Vediamo. Lui c'ha tante soluzioni contro di me, eh. Lui ha veramente tantissime soluzioni contro di me. Non lo so, non so quanto sia fattibile poter vincere questa partita in tranquillità. Quindi io, tanto lui perché lo deve ciclare, no? Quindi noi ce ne andiamo così. In tranquillità. Io farei anche una troncheggiata. Ce la dobbiamo comunque camperare, cioè non è che... È un dato di fatto, no? È un dato di fatto, raga. Ce la dobbiamo comunque camperare. Ok, tra poco... La fulmine comunque... Minchia, fa male. Io farei sicuramente così. Ok, forte un po' tutto. Strega madre che mi sta facendo dei danni apocalittici. Guardate quanto è bello lui. E voi dite no, perché è mortaio. Raga, sarà... Però penso che questa sia la prova... Non dico definitiva, ma santissimo. Cioè... Abbiamo messo a confronto il mortaio evoluto contro il mio gigante royale evoluto. A mio avviso è molto più forte il gigante royale evoluto. Molto più forte. Però io non capisco perché le persone non riescono a capire un discorso. Ma pure il titolo, c'è scritto mortaio evoluto. Il mortaio evoluto. Io vi giuro, raga, rimango senza parole. Però non è che me ce posso soffermare troppo, perché... Ma che devo fare io? Cioè, io rimango sempre senza parole. Spero che il video vi sia piaciuto. Al prossimo appuntamento, al vostro 89. Voglio bene. Ciao, ciao, pischelli, ciao, pischelle.